Bene, amici di Non Solo Mare, dal Palacappa, siamo in compagnia di Roberto Ferrari, certo. Il DJ di Radio DJ, certo. Che tutti conoscono, ma oggi sei qua non per fare una trasmissione radiofonica, ma per confrontarti su una pista bellissima, tra l'altro una pista di go-kart. Assolutamente sì, no, beh, per battere il mio amico Davide, perché ti spiego, perché? Noi siamo qua perché al Palacappa ci si diverte non tanto a gareggiare chi arriva primo o secondo, no, ma sui tempi, ed è una cosa bellissima, dovete venire a provare, perché se siete in un gruppo di amici, qua vi divertite sicuramente. Sicuramente, cioè potete passare tutta la serata, poi si può mangiare, si può ballare anche mercoledì con me perché facciamo il dance and drive, insomma è una cosa, è un posto che magari non ancora in tanti conosco, ma appena lo conosco non lo morono più. Anche perché abbiamo visto che siamo tutti amici, tutti, sì. Però quando si sale sopra lì cioè, non si diventa più amici, soprattutto quando si scende a vedere i tempi, sai? Abbiamo visto qualcuno voleva reclami subito, sì, sì. Ecco, però questo è il bello anche. Però poi abbiamo visto che non sono venuti soltanto personaggi, ragazzi giovani e ragazze giovani, sono venuti anche dei professionisti, cioè noi ti abbiamo visto salire con a doverti sfidare con Andrea Sonvinco, che ricordiamo pilota ufficiale Audi, esatto. Ale Scaffi, ricordiamo tutti, insomma, il suo passato di pilota anche in Formula 1, certo. Abbiamo visto un pilota di offshore, cioè questi non sono gli ultimi arrivati. No, noi siamo gli ultimi arrivati, noi quelli che arriviamo per ultimi, ma loro arrivano, lo so, cioè per loro è una passeggiata, insomma, è il loro lavoro, è il loro hobby, il loro mestiere, quindi loro sono bravissimi. E io invece sono sicuramente più bravo di un mio collega che si chiama Davide, perché un secondo gli ho dato, capito? Un secondo. E questa cosa andrà avanti per tutto, voi tornerete qua al Palacappa a trovarmi, che staremo parlando ancora, verrete qua a sfidarmi, ma soprattutto io vi ricorderò che per un secondo ho battuto un mio amico che si chiama Davide, capito? E quindi lui dice che mi ha dato un secondo, in realtà è arrivato quattro posizioni dopo di me, però evidentemente sul volante gli hanno... Secondo me si fermava dietro nascosto, aspettava che tu arrivavi, sì, e poi si passava in quel momento e dava un secondo. No, sicuro. Da come lo conosco, sicuro. Guarda, si è fermato lì dietro la prima curva. Allora noi diciamo che sicuramente ci sarà una seconda manche. Sì, tra 5 minuti. Però vedi, lui non vuol venire, vedi. E questo è un aneddoto che non passa inosservato, perché questo entrerà nella storia, diciamo, sì, che sì, nell'album, sì, del Palacappa rimarrà nella storia questo dato. Assolutamente sì, assolutamente. Roberto Ferrari, no, ha dato un secondo. Una cosa che mi ha fatto piacere è che il pilota di offshore, che è abituato al mare, quindi a un altro tipo di guida, qua si è comportato benissimo, bravissimo. Visto che tocchi questo argomento, che ti sei confrontato anche con... esatto, noi... Che rapporto ha Roberto Ferrari col mare? Anzitutto anche per quanto riguarda la tua infanzia, cioè il mare e Roberto Ferrari. Grazie, per me è tutto il mare, io so nuotare ovviamente innanzitutto, è la cosa più importante. Si comincia così, con i braccioli. Ho fatto anche l'istruttore di nuoto, il bagnino, quindi col mare ho un buonissimo rapporto e mi piacciono molto anche le barche, solo che ovviamente sono un po' costose, quindi diciamo che forse non... Beh, sono... Ricordiamo che ci sono barche di vari livelli, c'è anche il gommone da per tutti. Io ho fatto il Giro d'Italia in canoa. Ecco, che deve essere spettacolare, tra l'altro. Molto bello. Ci metti un po' di più che con uno show, però fai un pochino più fatica. Però non consumi benzina, assolutamente. Sei ecologico, però gli offshore sono bellissimi. Ecco, ma... tutte le categorie di offshore, insomma, ecco, questo mondo un po', diciamo, sconosciuto per molti, questo delle competizioni, per quanto riguarda le competizioni, lì non c'entra più nulla il discorso che dicevamo della nautica da diporto. Certo. Ecco, come lo vive Roberto Ferrari? Lo vedremo mai magari confrontarsi anche con il moto d'acqua, perché sai che sono varie le categorie. La moto d'acqua mi piace, la moto d'acqua sì. Adesso poi vabbè, c'è il fatto che bisogna avere la patente nautica, mi sembra che fosse anche giusto, anche se magari quelli che le noleggiavano hanno perso un po' di soldini. Però ecco, la moto d'acqua mi piace molto, sì. Forse quella sulla quale potrei un pochino più confrontarmi, perché quei bestioni lì, cioè, sono tremendi. Hai visto, cioè, quelle... bisogna essere bravi, bisogna avere anche un po' di coraggio, perché comunque il coraggio di andare a 160-200 all'ora sull'acqua, insomma, non ce l'hanno tutti. Ma adesso noi volevamo farti una proposta, perché parlando con Tommy Racing Team, che è il team che corre in classe 3 in offshore 3000, e loro mi hanno detto: invita Roberto Ferrari, che noi saremmo felici di averlo a bordo e fargli provare quello che è l'adrenalina, l'ebbrezza della velocità sull'acqua. Guida lui? No, il volante dovresti tenerlo te. Io devo tenere il volante? Caspita, ma voi vi fidate di dare il volante in mano a me dopo avermi visto guidare qui al Palacappa? Beh, ma però saliresti con Massimo Capoferri, che tutti conoscono nell'ambito della motonautica, insomma, ha un'esperienza ventennale. E allora mi fido, ok, perfetto, vado. Qualche istruzione prima te la danno, come qua, hai visto che qua 4 minuti ti insegnano a guidare un go-kart, là 4 minuti ti spiegano un attimino 2-3 cose, tu segui quello che dice Massimo. A posto, io mi fido di lui ciecamente, vengo, ok, a posto. Allora, amici di Non Solo Mare, noi avremo l'occasione sicuramente di proporvi le immagini di Roberto Ferrari, DJ di Radio DJ, che sarà a bordo della C9 che tutti conoscete, l'imbarcazione del Tommy Racing Team, che ospiterà e farà provare anche a Roberto Ferrari quello che poi è
insomma, negli anni passati un po' tutti sono saliti, perché sì, grandi campioni e anche personaggi dello spettacolo, ricordiamo tantissimi personaggi dello spettacolo che hanno voluto provare l'adrenalina delle corse sulla... Per me è un piacere, un onore, ragazzi. E allora... Poi posso portarla dove voglio, però, la barca. Questo lo sentiremo poi con Massimo Capoferri, non credo, perché loro hanno un campionato. Certo, ci mancherebbe. Sono per delle barche un pochino più tranquille, per farci il turismo, per andare a Ciglio. Queste sono troppo scatenate, consumano anche tanto. Sì, quello è effettivamente. Però sicuramente sarà anche un'occasione per te per vivere da vicino questo mondo, e perché no, chissà che un giorno magari potremo anche raccontarlo agli amici di Radio DJ, quelle che sono poi le esperienze, mondo di competizioni internazionali. Secondo me potrebbe nascere una bella joint venture, sai? Allora cominciamo a darci l'appuntamento alla prova in acqua, perché ti vogliamo col casco tutta, lì non si scherza. Salva gente. Salva gente. Bene, amici di Non Solo Mare, ci ha raggiunto Massimo Capoferri. Massimo Capoferri, loro ti conoscono tutti perché, ecco, Non Solo Mare, ricordiamo che segue tutte le gare un po' di per lo Short 3000. Oggi però ti sei venuto a confrontare con questa nuova esperienza, questi go-kart elettrici. Ricordiamo che tu hai già un passato anche un po' come pilota automobilistico, qualche cosa ti sei divertito a fare nella tua vita. Però, insomma, questi go-kart sono nuovi, è tutto un po' nuovo qua. Con le quattro ruote io giocavo col camion alla Dakar, però francamente qui ho sbagliato l'elica. Infatti abbiamo la seconda virata non mi trovavo con la boa e c'era Caffi che mi ha dato mezz'ora. Il pilota ufficiale Audi mi ha dato un'ora e tre quarti e ce la siamo giocata io e il DJ. Adesso però c'è di buono che fanno la scuola e veniamo a scuola. Veniamo a scuola pomeriggio. L'unica, perché qua se no bisogna intanto cominciare a imparare a cambiare le eliche giuste, perché abbiamo visto come poi sul ponte, insomma, là c'è un po' rimosso dall'altra parte. Eh sì, lì dovevamo trimmare, non ci trovavamo tanto con le folate di vento. No, comunque aspetto Skeppici qui, Questo è un appuntamento che lo aspetto, Quindi poi noi lanciamo il messaggio che qua verrà Maurizio Skeppici a confrontarsi con Massimo Capoferri, con i go-kart elettrici, e sul serio lì sarà una guerra su, diciamo, i decimi di secondo. Sì, aspettiamo Skeppici e poi dopo ne riparliamo. Bene, allora noi intanto approfittiamo per una domanda veloce su quello che invece è l'offshore, la barca, la C9, come sta? Sappiamo che quest'anno poi avrete anche questo doppio impegno, avrete anche il campionato di Endura, state preparando anche il gommone, quel bellissimo gommone Naumatec del Federico Fiorentino, ricordiamo che era di Roberto Ruggeri, l'avete preso voi. State lavorando già ovviamente in ottica 2013. Sì, il gommone è a Roma, lo stiamo preparando a Roma, mentre invece la 9 è dal buon Saul Bubacco, e proprio sabato andremo a fare delle altre prove per vedere se le modifiche fatte sono state positive. L'obiettivo per quanto riguarda l'offshore sarà? Arrivare a partecipare, finire le gare e arrivare ultimi. Questo è l'obiettivo. Allora dai, facile da raggiungere. Massimo, grazie di tutto. Ci diamo appuntamento sui campi gara dell'offshore. Va bene, ok, ciao. Il mondo, secondo me, è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il Mondiale 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua... Prima Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico.